C'è una scritta all'ingresso di questa ex scuola: non usate i conventi per far soldi, ma apriteli a chi ne ha bisogno. E ispirandosi a questa frase pronunciata da Papa Francesco, che circa 50 persone, tra cui senza tetto e senza lavoro, immigrati e tanti bambini, hanno occupato questa mattina l'ex scuola Belvedere a Napoli. La proprietà di questa scuola è dell'Ordine delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. Siamo persone che non abbiamo una casa, abbiamo perso tutto, praticamente non c'è niente, non c'è acqua, non c'è luce, ci sono calcinacci dappertutto, stiamo pulendo, questo è il nostro intento, di avere un tetto dove stare. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo comprato detersivi, cose, che non è che noi intendiamo andare in un posto per distruggerlo, noi in un posto l'abbiamo fa fiorì. Ci siamo stancati e l'abbiamo occupato, punto e basta, o ci danno un lavoro adeguato oppure i bigioni che scendono e ce li affittiamo o ci danno un diritto. La struttura è abbandonata da circa un anno e mezzo, prima invece era affollata da studenti di secondo grado. In passato, infatti, la Belvedere è stata una delle scuole medie più rinomate della città, che ha dato istruzione a generazioni intere. Le suore, ormai da anni, ne hanno la piena gestione. Lo ebbero in dono da una nobildonna che nel testamento chiese alla madre superiora di utilizzare il palazzo per opere caritatevoli. Gli occupanti, senza tetto, s'appellano a quella volontà. Ecco come risponde l'avvocato delle suore. Comprendiamo anche quelle che sono le istanze degli occupanti e ne siamo pure solidali, perché il problema abitativo è un problema che esiste. Però peraltro non penso che la soluzione possa essere occupare uno stabile peraltro dichiarato inagibile con chiari problemi statici peraltro.